Ma buonasera figlioli, quant'è che non ci si vede? Un botto. Allora, stasera esperimento. Aspetta, mettiamo per bene la telecamera. Eccoci qua. Allora, praticamente voglio fare per domani una focaccina con la farina di amaranto integrale del Molino di Diego. Poi farina integrale di grano tenero del Molino di Cosma e poi Molino Chiavazza, farina di riso. Ecco qua. Allora, andiamo a mettere prima l'integrale. Farò 400 grammi di farina. Metterò 200 di questa, di farina integrale del Molino di Cosma, poi metterò 100 dell'amaranto e poi la mia figliola mi fa un casino ora, eh? Ora ve lo dico proprio, eh? 100 della farina di amaranto integrale sempre, che è un senza glutine del Molino di Diego, e 100 di farina di riso. Acqua 250 che l'ho messa nel biberon. Le mie figliole oggi non si reggano. Allora, vediamo. Allora, buttiamo questa che è la farina integrale. Andiamo ad arrivarci a 200. Ma io credo proprio di sì, eh. Poi non so se ci si arriva. Guardate là, 200 precisa, vabbè ormai c'è un gocciolino piccolo, ma 200, 202, vai. Poi si mette 100 di questa, che si va a 300, che è la farina dell'amaranto. E si va a 400 con questa 100 di farina di riso. Ma come sono belle le bambine quando piangono, vero? Eccolo, ci voleva, mancava lui, mancava il gatto, mancava a rompere le scatole. Chiudiamo le farine, il poco che è rimasto, che tanto servono sempre. Il lievito l'ho già messo, 6 di lievito. Ora andiamo a mettere l'acqua e inizio a impastare. Tra un pochino metterò anche il sale, metterò 5 di sale e 5 di olio. Ok, ci vediamo tra un po'. Eccoci figlioli cari. Allora, dopo circa 10 minuti di impasto vi faccio vedere che è venuto fuori. Guardate che bello, eh? Guardate che spettacolo, eh? Che ganzata. Ora lo metto a riposare un'oretta e poi lo metto in lievitazione, lo metto in frigo e domattina lo ritiro fuori. Ora gli do altri due giri, faccio una pallina all'interno e la copro con il mio nylon. Voi coprite dopo con un panno bagnato, quel che vi pare, con della pellicola. Io lo copro così. Le bimbe piangono, lo mettiamo qui e lo lasciamo là per un'oretta. Poi ci vediamo fra un'oretta e poi lo mettiamo in frigo e lo ritiriamo fuori domattina. A dopo! È passata un'ora. E ha già messo in frigo il nostro impastino, che è qua, è uno spettacolo.
ci vediamo domani. Buongiorno, buongiorno, ci siamo. Allora, 24 ore. Ecco, qua. Farina d'amaranto, farina integrale e farina di riso. Andiamo a stendere. Bambine, siete interessate all'argomento? Siete interessate all'argomento? Siete interessate all'argomento? La bambola? O no? Siete interessate all'argomento? No. Acceso il forno a 250 che poi abbasserò a 200.
Allora, dopo i views ci metto anche il prosciutto cotto che ce l'ho in scadenza. Sì, amore, sì. Tac tac. Tac tac. Tac tac. Allora, prosciutto cotto. Guardate, bella, siamo pronti a infornare la nostra schiacciata ripiena con farina di amaranto, farina integrale e farina di riso. Andiamo a infornare? Ci vediamo tra un po', a fine cottura. Ed eccoci qua, fine cottura. Ecco a voi la nostra, che ho già tagliato, la nostra schiacciatina con mix di farine integrale di amaranto e di riso, ripiena con mozzarella, wurstel e prosciutto cotto, buonissimo, l'ho già assaggiata, è una bomba, guardate che spettacolo, le mie invenzioni. Ciao, al prossimo video.